era considerato il confine tra Friuli storico e la Repubblica di Venezia, la Livenza, fiume Veneto con un nome tutto al femminile. Alla sua sinistra nasce un piccolo paese di lunga storia e grandi tesori. Il nostro viaggio oggi si ferma a Meduna di Livenza. Signori, benvenuti a una nuova puntata di Itinerari Turistici. Paese di Aboie e ci accoglie il sindaco Arnaldo Pitton. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Grazie, ma cosa sia sta Aboie? Aboie, le bollire, un fermento bollire che deriva insomma da un detto popolare che abbiamo marcato appunto con questa insegna. Deriva da una protesta popolare capitanata dalle donne, poi tra l'altro dal 1881, e praticamente diciamo che chi governava il paese all'epoca voleva annettere Meduna sotto Motta, c'è stata una rivolta popolare e di che poi un referendum vinto per il 99% abbiamo voluto rimanere e siamo Meduna di Livenza. Entriamo in Meduna, passiamo il Ponte della Vittoria. Sindaco, ma è vero quello che si dice, che i Pitton qui a Meduna sono come i Kennedy negli Stati Uniti, ma perché? Mi auguro un po' più fortunati, no? Che diciamo che dagli anni 20, da mio bisnonno è stato sindaco e podestà, e mio papà è stato assessore e vice sindaco negli anni 70-80, mio zio Alberto è stato responsabile dell'ufficio anagrafi, mio nonno è stato impiegato comunale e io attualmente sono sindaco, quindi siamo una famiglia che qui a Meduna il palazzo municipale lo ha frequentato. Ma anche questo sindaco vuole lasciare la sua impronta, vero Arnaldo? E come si dice che il Ponte di Rialto abbia il suo ristoro, anche qui il Ponte di Meduna deve averne uno. Sì, pensiamo e abbiamo un bel progetto per i giovani e non giovani di utilizzare un'attività proprio in questo contesto meraviglioso. E qui sindaco si gode una vista meravigliosa, abbiamo un campanile molto suggestivo, molto particolare, assomiglia quasi quasi al campanile di Aquileia. Sì, effettivamente ci lega una storia, assomiglia a Aquileia, però ve lo spiegherà l'amico e professor Marini Lazzaro e lascio la parola a lui. Nel 1545 viene consacrata questa chiesa e intitolata a San Giovanni il Battista. Ancora oggi è il santo protettore di Meduna di Livenza. Una storia però che parte 100 anni prima dalla famiglia dei Micheli. Lazzaro Marini, lo storico di Meduna di Livenza, e il suo santo, San Giovanni Battista, un santo importantissimo. Perché? Ecco, San Giovanni Battista è importante perché ci lascia e ci aggancia a un passato molto molto antico. Noi dobbiamo pensare che questo territorio era attraversato da una strada romana che portava il nome di Postumia. Questa strada fu inaugurata nel 148 a.C. Nella stessa strada si diffuse poi il cristianesimo provenendo da Aquileia e andando verso l'interno della regione veneta. Ecco, nel territorio dello Pitergino c'era la sede vescovile e la chiesa di Oderzo è dedicata a San Giovanni Battista. Chi l'avrebbe mai detto che questa piccola chiesa del comune di Meduna di Livenza fosse detentrice di due opere importanti, due opere del Tintoretto, che noi porteremo subito nelle vostre case. Venite con me. Signori, l'ultima cena di Jacopo Tintoretto. Ecco, la fortuna di Meduna
è di avere queste due grandi opere, ma la prima citata è questa Ultima Cena di Jacopo Tintoretto. Perché qui a Meduna? Perché poi vedremo la famiglia Michiel, che era un po' feudataria di questo territorio, di origine veneziana, vedremo che i Michiel addirittura hanno tre dogi durante la storia di Venezia, ecco, riesce a contattare Tintoretto, siamo qui gli anni 1540-45-50, e commissionano questa opera che rappresenta proprio Gesù con gli apostoli all'ultima cena. Una tela simile, qua è quasi coeva, la troviamo a Venezia nella chiesa di San Marcuola. Per quello c'è questa vicinanza nello stile tra quella veneziana e questa di Meduna. I Michiel erano una grande famiglia veneziana, anzi una delle 12 famiglie veneziane, 12 apostoliche, che furono l'inizio della Repubblica Veneta. Ma questa è un'altra storia, partita 100 anni prima, proprio da Palazzo Michiel, ora sede comunale, che noi andremo a vedere. Andiamo! Eccolo Palazzo Michiel, e qui ci troviamo nell'ufficio del sindaco. Stucchi sì. Meravigliosi. Stucchi meravigliosi, ancora del Settecento, ufficio mio del sindaco, ma di tutti i cittadini. Palazzo Michiel Loredan, sede nobile di Michiel, ora sede municipale, però se vogliamo vedere una parte storica di questo palazzo, ora andiamo su, che è la sede dove si fanno i consigli municipali, dove il nostro professor Marini Lazzaro vi spiegherà attentamente alcune cose. Dobbiamo pensare che durante il periodo veneziano, che nel Trevigiano parte dal 1388 e finisce nel 1797 con Napoleone, i territori erano divisi in podesterie. Il podestà, che era un patrizio veneziano, veniva a governare le podesterie, che erano suddivise in ville o colmelli. Meduna, a diversità, era invece sede di feudo, il feudo dei Michiel. Anche Meduna amministrava un territorio ampio che comprendeva 36 ville e colmelli fino quasi alle porte di Porto Nuovo. Un territorio questo che brulicava di ville, tra ville amministrative e ville residenziali. Quanto ce n'erano più o meno? Beh, ce n'erano tra il territorio Motta e Meduna circa 12-15. Ecco, adesso noi ci muoveremo da Meduna e andremo in una frazione di Meduna, Quartarezza, dove c'è una famosa villa, una villa frattina. Nome di una grande famiglia di origine feudale, anche questa che aveva sede nel territorio della Meduna. Lazzaro, che meraviglia! Qui tradizione e cultura si respirano ad ogni passo e Villa Frattina è stata costruita in un passo particolare. Il passo particolare è quello di un luogo che è la confluenza di tre province e di due regioni, non solo al giorno d'oggi ma secoli fa. Questa villa, costruita nel Cinquecento, poi ci avviciniamo, è veramente un capolavoro che ci è stato conservato nel tempo e curato in maniera splendida, in particolare degli attuali proprietari. Allora portiamo al nostro pubblico a casa questa meravigliosa villa, il suo interno con gli arredi originali dell'epoca, gli arredi originali del Cinquecento. Andiamo! Andiamo! La villa, entrando, abbiamo la facciata che dà verso Posente, cioè verso la parte a sud, in un orientamento sfruttando quello che è l'ambiente climatico. Ecco, all'interno entriamo dentro su quello che è il portico piano terra, poi attraverso le scale saliamo al piano superiore che ripete il portico superiore. Simmetricamente si sviluppano tutte le stanze lateralmente. Quello che al giorno d'oggi per noi è il classico caminetto, all'epoca nel Trevigiano era il foguer. Detto anche il larin, nel richiamo degli antichi padri, i lari, di tradizione romana. Ecco, era il luogo dove il riscaldamento della casa era concentrato. Non dobbiamo pensare alla mancanza di termosifoni, non c'era tutte le comodità che abbiamo adesso, e qui si ritrovavano durante l'inverno l'immancabile catena che scendeva da quello che c'era, la cappa del camin per fare la tradizionale polenta, e gli strumenti per attizzare il fuoco.
In questo luogo poi si ritrovavano e raccontavano le loro storie. Durante la stagione invernale non c'era la televisione che si imbambolava, a quel tempo c'era qualcuno che raccontava. E si faceva? Ci faceva il filò. Una residenza Villafrattina detentrice di importanti affreschi. Certo, certo, certo. La tecnica dell'affresco era la tecnica usata proprio nel raffigurare immagini sacre in particolare. E qui abbiamo una Pietà che ripresa probabilmente potrebbe essere datata verso il 1700. Ecco, la villa adesso uscendo ha una serie di rappresentazioni che ci richiamano la ricchezza degli ornamenti e la cura degli attuali proprietari di aver ripreso un po' tutto quello che è l'arredamento e la conservazione del passato. Silvia Cremonese, cosa succede in questo luogo di storia e di incanti? Villafrattina è una location per matrimoni, siamo la seconda casa comunale grazie all'attuale amministrazione. Organizziamo matrimoni, eventi culturali ed organizziamo meeting aziendali. Ovviamente abbiamo un grande parco secolare dove gli ospiti possono stare tranquillamente nella nostra casa. Abbiamo vissuto una storia fatta di monumenti, nomi e memorie, ma il nostro viaggio non finisce qui. Nuovi itinerari ci aspettano. Per questo io naturalmente vi do appuntamento alla prossima puntata in nostra compagnia.